Con i primi freddi di settembre. Iniziamo il capitolo 4. Continua, vediamo un po' se riesco a farci un video intero, ragazzi, oppure è lunghissimo come il capitolo 3 e lo dovrò dividere in due video. Capitolo 4, meraviglie colossali. Ok, sì, eravamo arrivati qua, ok. E tra l'altro ne approfitto per ringraziarvi del supporto assurdo nei confronti della serie di Bendy, ragazzi, vi ringrazio veramente tanto e che il godo sia con voi. Incredibile. Piccolo recapino, per più che altro per me, perché appunto è passato qualche giorno. Allora, capitolo 1... ci siamo. Capitolo 2 con Sammy, Lawrence e Bendy, ci siamo. Capitolo 3 era tutto quello dedicato a Angel. Siamo diventati il facchino di Angel, abbiamo fatto le sue missioni, poi c'era il tizio col proiettore in testa, siamo scappati da lui. Angel, che palesemente era cattiva, cioè ragazzi, il nostro protagonista, diciamo, non ha esperienza, ragazzi, perché altrimenti si capiva proprio lontano 50 km di Godo che era cattiva e non ci faceva scappare. Alla fine fa la mossa Poppy, se ci avete fatto caso, ci fa salire sull'ascensore e dice sì, vai via, e poi dice no, quasi ci fa sprofondare, incredibile, ancora più in basso, e rapisce Boris, quello che di fatto secondo lei è il Boris migliore che è uscito da questo laboratorio SUS, perché ci vuole fare esperimenti per diventare bella. Ragazzi, avete visto che Angel per metà è bella e per metà è mostruosa, non è bellina come nelle raffigurazioni che c'erano appunto in giro per questo posto incredibile, e adesso dobbiamo salvare Boris incredibile prima che diventi il pranzo di questa signorina, che però ricordiamolo, Angel best waifu di Bendy e di Ink Machine. Fatto recapino, ragazzi, direi di andare incredibile. Management Office Grand Cohen, ok, archivi e RD Access, ok, insomma abbiamo un sacco di posti incredibili, io non so dove andare, lo sapevo, stavo per dire dobbiamo andare negli archivi, suggerimento trova il volante perso. Allora qui, ragazzi, qualcuno si è divertito a scrivere sui muri, quanto sono belli questi orologini di Bendy, me ne comprerei uno. Allora, qui sono delle scritte SUS che penso decifrarle sia abbastanza impossibile. Il tempo è denaro, numeri SUS, qui c'è una registrazione, qui c'è la valvola che prendiamo dopo perché non vorrei che scatta qualche quick time event SUS. Ok, una registrazione, vai. Su due piedi vi direi che è l'audio di qualcuno che c'è scritto, tra l'altro sconosciuto, che non è riuscito a registrare niente e si è trasformato in melma d'inchiostro, quindi può essere che l'ha toccato Bendy ed è diventato inchiostro, una di quelle melme SUS, ragazzi, perché ancora tuttora ho delle idee SUS sul fatto che appunto i morti diventino quelle melmine perché vengono toccate da Bendy. Perché Bendy, da così puccioso, è diventato quel coso non lo sappiamo, insomma cose incredibili. Sammy credo sia morto, Angel è in giro, insomma un posto assurdo. Prendiamo la valvola, vai. Ok, questo non me l'aspettavo, ragazzi. Sono dei manichini. Ok, inquietante da morire. Trova il passaggio segreto? No, sto guardando se tante volte ci fosse un messaggio in questi tizi, però non credo. Stanno idolatrando Bendy, però li vedo più disperati che felici. Va bene. Sta laggando un pochino, ragazzi. Non so se lo vedete, però sus. So that's how it works. Ah, ok, abbiamo toccato un libro e abbiamo acceso una lampadina, quindi ci devono essere altre cose da toccare per attivare la porta segreta, va bene. Farete questi cartonati di Bendy che sono letteralmente ovunque. Ascoltiamo la registrazione. Susie Campbell, sempre la doppiatrice di Angel. Mi hanno detto che ero perfetta per il ruolo, assolutamente perfetta. Ora Joey sta dicendo brutte cose su di me in giro, lo so sempre. Adesso vuole incontrarmi di nuovo domani, ha detto di avere un'opportunità per me. Sentirò cosa lui ha da dire, però se questo chiacchierone pensa di poter imbrogliare un angelo, sta perdendo il suo tempo. Alice, a lei piacciono i bugiardi, ok. Diciamo che lei sta andando un pochino in fissa... Ok, stavo dicendo sta andando un pochino in fissa con il personaggio, però vedo che qui ci sono problemi con l'elettricità, amici, però, eh. Va bene, complimenti Bendy. Io continuo a dire che i jumpscare di Bendy per adesso forse sono tra i migliori di tutti i mascot horror game che ho giocato per adesso, eh. Superiori anche a Dark Deception e Poppy Playtime.
Quanto era prevedibile questa cosa, ragazzi, da 1 a 100.000? Sono spariti i nostri amici manichini. Questa sì che è una bella notizia, ragazzi. Assolutamente non mi perseguiteranno per tutto il tempo. Entra nel buio. Posso buttare la scatola sotto? Neanche fosse Half-Life. Sì, godo. Yeah, ragazzi, questi sono i momenti che i videogiocatori amano. Buttare le cose di sotto. Insomma, capisco che gli serviva l'inchiostro per fare i cartoni animati, ragazzi. Però mi sembra esagerato scavare così tanto per arrivare nelle profondità di un abisso e trovarci un demone dell'inchiostro. Insomma, ha anche senso, eh. Però quanto è simpatico quel band incastrato nelle rocce. Posso attraversare se riesco a trovare un modo per sistemare questo? Riparare il ponte. Ok. Ragazzi, il frame rate sta morendo vicino a sta roba. Come prende sta roba e me ne vado? Ah no, l'ho solamente girata. Ok, abbiamo fatto nascere uno di questi schifi. E abbiamo raccolto dell'inchiostro appena fatto, proprio caldo caldo, dalla schiena di questi cosi. Che però continuo a dire che secondo me sono anche persone che sono rinate, non solo creature nate da Bendy. No, mi sto perdendo qualcosa, sto provando a premere tutti i tasti e non mi ha fatto niente. Ma forse lo devo mettere da qualche altra parte, sto coso? Ah, qui? E mo? Ma lui non fa niente. Ah, sì, lo devo creare! Vuoi creare gli oggetti usando l'inchiostro? E dai, oh, ora mi dovrebbe dare un ingranaggio fatto di inchiostro, dai. Oh, dai, queste sono le soddisfazioni, dai. Troppo forte, non ci ho messo neanche troppo, dai. Abbiamo attivato questo mezzo di trasporto incredibile. Continua a laggare tantissimo, ragazzi, non so perché mi va a 3 frame il gioco. Diciamo che non è che sto tranquillissimo a stare su sto mezzo sus, eh. Buongiorno. Appena ho detto buongiorno. E mo che dobbiamo fare, amici? La musica è sus, ragazzi, che devo fare? Ah, è tanto per farti venire il cagotto. Ah, che carini. Ok, la missione è sempre salvare Boris, quindi... Ragazzi, oggi è giornata di questi flash, non ci sono mai stati in tutto il gioco. Forse questi sono gli spiriti di quelli morti e gli slime invece nascono dall'inchiostro e basta. Ma in tutto questo, ragazzi, quei manichini che abbiamo visto prima... Che fino ad ora hanno fatto incredibile. Comunque la macchina dell'inchiostro continua a calare, sempre di più. Non so se serve a Angel o la vuole Bendy, non lo so, ragazzi. Però non promette bene. Qui c'è un checkpoint. Cos'è che ti fa andare avanti? È il brivido della caccia, la sete per la tua libertà? No, perché sei bellissima, cara. Voglio stare con te. Allora, non possiamo andare lì a meno che non fai un salto incredibile. E ragazzi, nonostante il frame rate sta calando sempre di più, noi andiamo avanti. Forse è proprio il capitolo, che questo lagga un po'. Allora, sono quei manichini che abbiamo visto prima. Quindi loro sono la versione potenziata dei tizi che abbiamo eliminato fino all'altro episodio. Ma questi sono più cattivi. E che devi fare, ragazzi? Qua è una festa. C'è una festa qui? Posso partecipare? Amici? Non sono armato, Non sono pericoloso. Però loro mi fanno molta pena, cioè secondo me ci sta che sono le vittime di Bendy, secondo me, eh. Cioè, mentre gli slime sono aggressivi, loro ancora non sono aggressivi nei nostri confronti. Però secondo me loro forse sono le vittime di Bendy. Gli slime invece nascono perché l'inchiostro è parte di Bendy, quindi sus. Io dovrei andare avanti a salvare Boris, io sono dalla vostra parte, Ok? Non mi fate però saltini all'improvviso, mi guardano male. Posso andare? Non mi fate acquati sus? No, Angel. Ok, quindi loro sono contro Angel. Ok, ho preso una torcia. Avrei evitato questo piccolo jumpscare. Per adesso non sembrano pericolosi, però sus. Però non ripeto, non sembrano feroci. Almeno per adesso. Erano pure intrappolati in gabbia, ragazzi. Li avrei pure liberati, porelli. Ok. Ah, amore, ma ciao, Bendy. Ma quanto siamo belli, Ma che mi ha fatto così col ditino? Quante volte mi ha ammazzato Ben da quando ho iniziato a giocare a sto gioco? Mi sa 3 volte? Quindi, ripeto, il finale perfetto mi sa che l'ho perso, se esiste il finale perfetto, eh. Ok, questo è uno che sbatte la testa contro il muro, quindi non promette bene. Sembra quasi un carcere sto posto. O carcere o luogo di esperimenti. E c'è Bendy che gira come un guardiano sus. Ok, siamo usciti. Qui c'è una mega statua di Bendy, sempre più grandi. I sogni possono avverarsi, va bene. Stoccaggio 9. Come up and see me. Ok, questo è abbastanza creepy. Sali e vieni a vedermi, va bene.
Ok, gli facciano pure le offerte, vedi, a Bendy. Non promette bene, ragazzi, questa scritta che vi dice di salire, eh? Ci sei quasi? Che poi Bendy non credo possa parlare. Per adesso fa versi tipo Huggy Wuggy, quindi non lo so. Comunque, non promette bene. Sali per venire a vedermi. Ci sei quasi, ragazzi. Prepariamoci a un jumpscare proprio spaventoso. Non ho altre alternative, ragazzi. Devo venire per forza qua. Ah, è una faccia di Bendy. E con la bocca aperta. Noi stiamo entrando dentro la bocca di Bendy. Ah, ecco, non promette bene, ragazzi. Bertram Piedmont. Questo non ho mai sentito, nuovo. Per 40 anni ho costruito attrazioni che sorprendono l'immaginazione. Meraviglie colossali come il mondo non ha mai visto. Ho guadagnato la mia eredità con sudore. Quindi lui faceva giostre, party a tema Bendy, tipo Poppy Playtime. Ma proprio di fronte a tutti gli investitori di alto livello, magnati di Wall Street, il sempre privo di delicatezza Joe Drew mi presenta il grande Bertram Piedmont. Come Bertie, come se io fossi suo figlio. Potrebbe pagarmi, signor Drew, ma non sei il mio padrone. Io costruirò un parco più grande di qualsiasi cosa si potrebbe mai possibilmente concepire. Ma prima che lei riceva un complimento, signor Drew, sapete che questo grande risultato apparterrà a me e solo a me. Quindi lui era un tizio che costruiva parchi di divertimento e giostre a tema Bendy e nonostante problemi con gli imprenditori di Wall Street, lui continuava a costruire. Guarda che belli questi sketch. Un trenino, una torre, teatro sus di Bendy, tanta roba, ragazzi, eh? Vedi, qua ci sono addirittura le costruzioni, questa forse è una città. Certo, mi fa ridere che tutto questo sia sempre più in profondità, cioè, ma un poveretto che viene a lavorare qua. Cioè, per arrivare qui dove lavora, che deve scendere? Tipo 20 km sotto, è una cosa assurda, ragazzi. Un ufficio al primo piano? No, per sto poveretto. Stoccaggio 9. Io vorrei correre alla porta, però non lo so, ragazzi, eh. Vedi, sì, una testa gigante di Bendy. Va bene. Posso prendere la torcia? Niente torcia. Hell, l'inferno di Bendy. Beh, un demone, giustamente. Quanti checkpoint hanno messo in sta partita? Ancora non sono morto una volta, eh? Tipo Indigo Park, ma versione Bendy. Però nelle profondità di questo posto, ragazzi, ma ci venivano solo loro? Gene. Ok, abbiamo salvato, meno male. E la missione è sempre salvare Boris. Questo è chiuso. Wally Franks, sempre lui. Questi ragazzi nel magazzino giocano tutti i giorni. Invece io devo pulire tutto dopo di loro. Si chiudevano fuori dalla loro stanza sul retro. Così dico a loro, guarda ragazzi, siete intelligenti, giusto? Ecco un'idea. Perché non giocate a questi giochi in un modo che vi apre la porta se si vince? Ok? Sarà divertente per voi e mi fa risparmiare il viaggio ogni giorno. Era come un cane che voleva un po' la carne arrostita. Lo dico io, se questi ragazzi non iniziano a capire chi è il vero genio, me ne andrò. Quindi questo era quello che tipo puliva? Che era stanco che la gente giocava e poi non metteva in ordine? Una cosa del genere? Continuo a non capire questi tizi sus che stanno in giro, sti manichini d'inchiostro, qual è il loro scopo, eh? Ah, possiamo fare il gioco? Questa casa infestata sembra la strada da percorrere. Aspettami, Boris, sto arrivando. Accendi la casa infestata. Suggerimento, indaga nel deposito. Ora io voglio giocare, però aspetta. No, sono arrivato a super, eh? Dai, ho preso una cima. Ti stai divertendo? Sono sicuro che a Boris non dispiace aspettare la sua festa di salvataggio. Ci ha parlato Angel appena abbiamo raggiunto il massimo, che ci dice, ah ma tranquillo, gioca pure, intanto Boris si sta così divertendo con me, fantastico. Ma quindi possiamo giocare volendo a tutti i giochi? Ok, no, che sfiga! È difficile ragazzi, perché non vanno giù, quindi l'unico trucco è colpi forse quella. Ok, una. Due. Ho vinto? E posso giocare pure a questo volendo. Vabbè ragazzi, ma è una droga sto gioco, eh. Cioè, giocando ho aperto la porta. Ecco, questi fanno veramente paura. Sono dei costumi da Bendy. No, ragazzi, ma che spettacolo è. Quello è uno. Ah, devo fare per forza i giochi e aprire le porte. Fantastico. Ok, abbiamo aperto un generatore. Eh sì ragazzi, è tipo play care. Più attività fai, più si aprono porte. Vedi, adesso si è aperta ricerca e design, che prima era chiusa. Perfetto. Sembra che ho una compagnia in testa. Senza qualsiasi tipo di arma non posso combattere. Ci deve essere un modo per aggirarli. Ah, carino, li dobbiamo distrarre così. Fighissimo. Spero di averli mandati nella direzione giusta. Qui c'è un tizio che piange. Ah, dobbiamo rifare un altro di questi cosi. Ai 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 ragazzi, qua la vedo lunga, eh. Qui c'è un pupazzo di Bendy fatto a pezzi. Attiviamo sta affare. Lazy Benton. L'unica cosa che funziona qui è la mia ulcera. La metà di queste persone non conosce la differenza tra una chiave inglese da un rullo compressore. Passano giornate nel magazzino discutendo su chi dovrebbe fare cosa e giocare a cose stupide. Spendo la maggior parte del mio tempo da solo. Mi piace. L'unica cosa che mi infastidisce è quel demone meccanico nell'angolo.
Bertrum ci ha lavorato per un mese. Dice che un giorno camminerà e forse ballerà. Tutto ciò che fa è darmi brividi. Giuro, quando mi giro questa cosa si muove. È un animatronics di Bendy. Ah, è qui quello che piange, Vorello, qua dentro. Secondo voi riesco a fare questa provata? Però ho premuto il pulsante, ragazzi, ne basta la pena. Ma guarda che bellino, Showbiz Bendy. Ok, Bendy che fa il babysitter, non mi fido. E Bendy Clown, va bene. Ok, cosa si sarà aperto adesso? Attrazione e stoccaggio, ok. Ah, qui ci ristanno questi cosi che sembrano usciti da Full Metal Alchemist. Ma che bella questa attrazione. Ma su tutte qui le attrazioni, non stanno tipo fuori pure? Più grande parco costruito, un centro di attrazioni. Ognuno è più grande di quello precedente. Sembra che i miei occhi piangano nei miei pensieri. Ma poi, oh signor Drew, per tutti i tuoi discorsi sui sogni sei il vero architetto dei trattanti incubi. Doveva essere un capolavoro, il mio capolavoro. E ora pensi di poter semplicemente buttarmi fuori, calpestarmi nella polvere e dimenticarmi? Questo è il mio parco, la mia gloria. Potresti pensare che io sia andato, ma sono ancora qui. Wow. Cioè, questo tizio si è non reincarnato, però vive dentro questa giostra. È assurdo. Ho capito. Devo svitare i bulloni quando fa gli attacchi sus. No, non è vero, ragazzi, ho detto una cavolata. Mi serve qualche attrezzo, forse. È bellissima, è una boss fight praticamente proprio. No, è assurdo, ragazzi. Questa è la roba più creepy di tutto Bendy a mani basse per adesso, eh. C'è un uomo giostra. Poi c'è solo la testa. Che figata. Ah, ma grazie. Con l'ascia, certo. Chi l'aveva vista l'ascia, ragazzi? Questa è la prima vera boss fight di Bendy? Ma che figata è. Ti devi rompere i pezzi di ingranaggio, fighissimo. Perde inchiostro come se fosse sangue. Meraviglioso, ragazzi. Che design assurdo. Ok, abbiamo staccato un braccio. Via, via, via. Con calma la rompiamo tutta. Non so se c'è un trucco per fargli fare più spesso l'attacco sus. Vedi? Forse mi devo avvicinare. Ok. Ok, via, via, via. Due. Rimangono due, ragazzi, eh. Sempre più veloce. Vai, 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 vai. Rimane uno! Dai! Wow! Mi sa che scoppia male! Elimina Bertrum! Abbiamo preso la achievement! Ecco la leva! Wow! Ne fanno tre, una per andare! Spettacolare! Non avevo visto l'ascia, grazie che, come dire, non riuscivo ad andare avanti. Sì, mi ricorda molto Playcare, che fai, vedi, una cosa, attivi quella, torni qui, attivi la manopolina. Bello, bello. Ce ne manca ancora una, eh? Eccola, manutenzione. Ciu-ciu! C'è il trenino sus qua? Ragazzi, è tornato il nostro amico più feroce che mai. Mi chiedo, secondo voi è lo stesso dell'altro episodio? Oppure ce ne sono più di uno? Secondo me è lo stesso. Mi piace che l'hanno riutilizzato sto coso. È molto molto figo come nemico sus. Poi ci sono i trenini. Ecco la leva. Ok, mi ha visto alla grande. Scappiamo da questa parte. Facciamo prima. Ah, ok, ho proprio fatto un'altra strada alla grande proprio. Va bene. Ragazzi, come sono extreme. La sirena. Ma quanto è carina Alice versione sirenetta, eh? Molto spicy. Secondo me sta ancora qui sotto. A meno che è sparito perché abbiamo attivato la leva, sus. Poi sapere che è sparito, eh. In fondo sono spettri. Questi vengono fuori dall'inchiostro e poi spariscono l'inchiostro. Dai. Ragazzi, lo sento. Ragazzi, mi sa che mi ammazza, eh. Cosa? Bendy sta affrontando il coso e l'ha ammazzato!
è stato fichissimo! Lo ha ucciso malissimo! Ma poi che bella la scazzottata! Ma che figata! Questo non faceva paura, ragazzi, qua era adrenalina, cioè manco fosse un film della Marvel tra un po'. Quindi era fatta apposta che il tizio mi voleva uccidere e lui mi ha salvato. Perché mi ha aiutato Bendy però? Che fino all'altro episodio mi voleva morto. Secondo me, alla butto così, ragazzi, Bendy ci sta aiutando indirettamente perché vuole puntare ad Alice e vuole ammazzare Alice. Ragazzi, questo potrebbe essere uno dei migliori episodi di Bendy per adesso. Una boss fight assurda, un momento con Bendy senza senso. Wow, wow, wow. Bendy che ci aiuta, veramente non me l'aspettavo. Ok, abbiamo attivato tutto quanto. Restore the power in the haunted house, la casa dei fantasmi. Ragazzi, andiamo. Andiamo a salvare Boris. Rip, torna indietro. Non promette bene, ragazzi, sto posto, eh? La casa dei fantasmi. Mi ricorda Dark Deception, la cosa dei clown. Andiamo, va. Che poi non lo so se salviamo Boris veramente o è una cosa così. Inizia davvero, Hank. Quindi ci conosce, ci chiama Henry. Entra e fai finta che sia solo un brutto sogno. Ok. Qui c'è gente morta. Vabbè, questa è la casa dei fantasmi. Ma è una cosa divertente, quante cose sono capaci di crollare via velocemente. Uno scheletro. Non abbiamo mai avuto il controllo in studio. O se in tasca di qualcuno stai mettendo qualcuno in tasca tua. Volevo solo quello che mi era stato promesso. Volevo solo essere bella. Sicuramente puoi capirlo. Perché sei qui? Dillo al tizio che mi ha mandato il foglietto. Stiamo morendo nella voglia di scoprirlo. Ti piace solo il terrore della caduta nell'inferno? Perché se questo è il caso, tenetevi forte, ho una sorpresa. La doppiatrice di Angel è incredibile comunque. Wow, che atmosfera, cavolo. Medusa. Tutti mostri, bellissimo. Wow. Non posso ancora scendere, eh? Che sorpresa hai fatto, cara Angel? Checkpoint? Boris. Boris. What has she done to you? Che ti ha fatto, scusami? Oh! Oh no, Boris! No, no, no! È diventato Hulk? Found Boris! Conosci il nuovo e migliorato Boris? No, 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 amico! Ho preso ciò di cui avevo bisogno e in cambio gli ho dato molto altro! No, 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 amico! Rompilo, non lasciare niente! Io che devo fare? È diventato tipo Frankenstein, Porello! Ok, fa le cariche? Devo farlo sbattere da qualche parte? Boris, che ti ha fatto? Ok, sta rompendo tutto, ma devo fargli rompere tutto? Forse? Cioè, si è fatto male? No, ragazzi, non so che devo fare. Cioè, a parte fargli rompere tutte le casse, sì, forse deve rompere tutte le casse e si fa male da solo? Gli ha preso il cuore, comunque. Dai, due boss fight, non me l'aspettavo. Vedi? Porello. Ah, devo crearmi un'arma! Che figata! Forza, Boris, caricami. Ma che figata! Un tubo? Forza, Boris, caricami. Amico. Grande. Forza, Boris. Ok, gli ho dato una botta. Devo rifarne un altro, però questo salta. C'è un trucco per schivarlo? No, non c'è un trucco per schivarlo, vabbè. Ok. Cioè, non riesco a schivare quella OE, però va bene. Ok. Ok, due. Ah, mi tira quello? Ok. Beh, l'idea è fighissima.
Ok. La fase più difficile era la seconda, quando zompava, povero Boris, mi dispiace. Perché non muori mai? Boris, porello, mi stava così simpatico. Dall'inchiostro nasci, dall'inchiostro torni. E chi l'ha ammazzata? Che vuol dire questo? Ma sei bellissima, Angel! Quindi ci sono le versioni buone e le versioni cattive! E quella è Angel buona con Boris buono! Ed Angel buona è bellissima, è best wife, ragazzi! Ma che figata di episodio è! Capitolo 5 è l'ultima bobina. Capitolo 4 è tra le cose più belle a livello di mascot horror gaming che io abbia mai giocato. Incredibile! Wow, due boss fight, momenti tristi, colpo di scena finale che mai mi sarei aspettato. Conosco questa canzone. Tutti conoscono questa canzone. Questa è Angel buona, quindi. Tu chi sei? Perché sei qui? Ho vecchi amici, ora non posso andare. Allora sai più di noi. Uno che non esistiamo nemmeno, solo pensieri. E un minuto dopo questo posto. Mi lascerei uscire da qui. Qua giù gli estranei non sono cose buone. Come possiamo fidarci di te? Non sappiamo nemmeno cosa tu sia. Mi chiamo Henry. Lavoravo qui. Ok, lei non sa come si chiama. Mi chiamano Alice, ma io non sono un angelo. Torna indietro e riposa, ne riparleremo più tardi. È solo per poche ore, non c'è bisogno di preoccuparsi. Non andrò lontano. Solo alle fine del livello 6, resta qui. Tieni d'occhio Henry. Ora mi chiedo, questo Boris qui è il Boris che noi abbiamo conosciuto o è un altro Boris ancora? Scusa, tutto ciò che abbiamo. Una zuppa d'inchiostro. No! Boris! Forse allora è il Boris che abbiamo incontrato, ma che ce l'ha morto con noi perché l'abbiamo abbandonato. E forse qualche esperimento gliel'ha fatto, ma poi è stato salvato dalla Lisbona. So che mi stai guardando. Ragazzi, è incredibile, non so che devo dire. È solo un po' spaventoso. Sei tu quella che scrivi sui muri. Lo facciamo tutti. Per alcune povere anime qui, questo è l'unico modo in cui possiamo essere ascoltati. Sto facendo cose che non dovevo e lui era lì. Perché lo chiami Tom? Sembra rispondere così quando lo chiamo così. Ok, penso che non mi piace se lo chiamo così. Lasciami farti vedere qualcosa. Qualche tempo fa stavo mappando uno dei livelli più alti. Quando ho notato qualcosa che rifletteva un pezzo di vetro. Ho osservato il vetro, l'ho guardato e sul muro dietro di me c'era un messaggio. Proprio lì in vista. Ho continuato a guardare e ho trovato sempre più messaggi nello studio. Quindi erano messaggi scritti con un inchiostro che non si leggeva. Ma tu non riesci a vedere con i tuoi occhi. Solo attraverso questo specchio. Dai un'occhiata. Non so chi li lascerà, ma penso che sappiamo come uscire da qui. Dove va tutto questo? Da nessuna parte. Sì, quindi non è il Boris che abbiamo conosciuto, ragazzi. Quello è diventato quello lì grosso che abbiamo sconfitto. Questo è un Boris che si chiama Tom. Ha pure un'espressione diversa, non ci può vedere. È stato davvero stupido, non dovevi andare fuori. Lui ti ha visto ora, è solo una questione di tempo. Quindi pure loro hanno paura di Bendy, vedi? Prima che lui ci incontrerà qui. Non possiamo lasciarlo. Non con il demone dell'inchiostro proprio lì fuori. Sta arrivando, dobbiamo andare. Ok, sta arrivando Bendy. Che prima però ci ha aiutato, eh. Dobbiamo lasciarlo uscire. Come no? Mi dispiace così tanto. Ah, perfetto, ci hanno incastrato in un posto e non ci liberano. Grazie Tom, sei un amico. Bellissimo. E ancora cose nuove, ragazzi. Ma perché è così bello sto gioco? It's inside the vault. C'era un passaggio segreto, vedi? Look inside. Un tubo. Ragazzi, devo concludere l'episodio, ragazzi. Ho una voglia di andare avanti, ma ci fermiamo qua, incredibile. Migliore episodio della serie, ragazzi. Mamma mia, Bendy e The Ink Machine. Cosa mi state facendo giocare, ragazzi? Lo sto adorando. Ogni episodio è un continuo verso un climax che secondo me sarà assurdo. Ragazzi, vi ringrazio, che gozio con voi. E ci vediamo nel prossimo episodio pazzesco e assurdo.